Buongiorno, sono Marco Pacori, psicologo e psicoterapeuta. Mi occupo da circa 30 anni di ipnosi ed è proprio all'ipnosi che è dedicato questo video, così come altri che l'hanno preceduto e altri che seguiranno. Si parlerà di forme di induzione, di fenomeni legati o provocati dall'ipnosi e delle possibili applicazioni di questa tecnica. La puntata di oggi tratta di una particolare forma di induzione ipnotica, una delle più impressionanti, stupefacenti e misteriose, l'ipnosi istantanea. Nell'ipnosi istantanea, lo sviluppo dell'ipnosi avviene in qualche secondo o al massimo in un minuto. In realtà, in questo lasso di tempo, quello che accade è semplicemente la caduta o l'apparente svenimento del soggetto e lo sviluppo dello stato di trance. Questo perché prima l'operatore ipnotico ha fatto un'accurata scelta del soggetto e del momento propizio per praticargli l'induzione ipnotica. Questo sulla base di alcuni segnali non verbali che indicano qual è il momento più adatto. In alternativa, gli ipnotisti possono provocare uno stato confusionale al soggetto che riduce le sue capacità critiche, lo rende meno lucido e più suggestionabile. Di seguito vedremo una serie di filmati dedicati a questa forma di induzione. Parleremo di induzione per stretta di mano, per sottrazione della mano o arm pull hypnosis. Parleremo di ipnosi da shock e soprattutto parleremo di ipnosi non verbale, il tipo di ipnosi che applico io. Questa forma di ipnosi fa leva su un meccanismo istintivo radicato in una delle sedi più profonde del nostro cervello, l'amigdala. E nel filmato spiegheremo cosa accade. Adesso vi lascio alla visione dei video e spero di rivedervi in una prossima occasione. Iniziamo la nostra carrellata di esempi di induzioni rapide con una delle tecniche più comuni, la rottura dello schema per stretta di mano. L'ipnotista fa come per afferrare la mano del soggetto e la porta davanti al suo volto. Gliela fa fissare, vedete che gli occhi si incrociano, lo sguardo appare vacuo, il soggetto barcolla, l'ipnotista gli appoggia la mano addosso, il soggetto si inchina ancora e a un certo punto cade in trance. Una variante può essere afferrare con la sinistra la mano del soggetto e poi portargliela nuovamente verso il volto fino alla caduta. Qua vediamo un'altra tecnica detta ipnosi shock che comporta una brusca manovra da parte dell'ipnotista. In questo caso l'ipnotista afferra la mano del soggetto, aspetta che mostri segnali di trance e poi dà uno scattone che provoca la caduta e entra in trance. Maestro di questa tecnica è sicuramente l'ipnotista Richard Baker, che qui vedete in azione. Incontra un soggetto su una spiaggia, gli afferra la mano, gli crea uno stato confusionale, che è caratteristico di queste forme di ipnosi. Vedete che il soggetto ha un volto inespressivo, gli dà uno scossone sul braccio e poi uno strattone e il soggetto cade come svenuto. Importante nell'ipnosi è la scelta del momento. In questo caso l'ipnotista fa oscillare il soggetto e porta ripetutamente la mano sulla sua fronte e attende il momento in cui il soggetto spontaneamente entra in trance. Qua vediamo all'opera uno dei più noti ipnotisti da spettacolo, Anthony Gailey. In questo caso
coinvolge due soggetti creando un rapporto fra di loro, facendoli conoscere. Quindi afferra la mano dell'uno, la porta in catalessi, si rivolge a lei, fa fissare un punto sul soffitto. Non appena lei indica qualcosa e lui sente che le prende il respiro, le tocca la fronte e lei cade in trance. A quel punto rafforza il legame facendo appoggiare la mano di lui sulla spalla di lei. Vedete che l'espressione di lui diventa inespressiva, lo sguardo tende a incrociarsi. Anche lui fa un respiro, dà un colpo, Gailey, e il soggetto cade in trance. Torniamo ora all'ipnosi shock con Tom Silver, che afferra la mano del soggetto e gli astringe ripetutamente. Come vedremo, gliela ridarà nuovamente nel momento in cui sentirà l'assenza di tono muscolare nel soggetto, la lascia e il soggetto cade in trance. Qui osserviamo una forma detta arm pull, sottrazione della mano. L'ipnotista fa in modo che il soggetto appoggi la mano sulla sua e gli fa fissare un punto davanti a sé, gli dà delle istruzioni e a un certo punto lascia bruscamente la sua mano facendo cadere in trance. La stessa cosa accade in questo caso. Quindi, in questo caso, l'ipnotista dà la suggestione al soggetto di avvicinare le mani sentendo lo sforzo nel farlo. All'improvviso, qui passiamo a una forma di induzione completamente diversa, che comporta la stimolazione di una delle strutture più primitive del cervello, quella colorata in arancione al centro, che è l'amigdala. L'amigdala è coordinata con la corteccia prefrontale che governa la coordinazione oculare. E vedete in questo caso che il soggetto ha una rotazione dei bulbi e successivamente una caduta. In questo tipo di ipnosi, l'inizio comporta il fatto di tenere una mano sulla fronte o davanti alla fronte e una mano dietro. Questo fatto, accompagnato ai boccalizzi, produce il fenomeno della caduta e dello sviluppo di trance. Il fatto di mettere le mani in quella posizione crea una illusione di movimento e in effetti provoca un barcollamento vero e proprio. La stimolazione sonora, la stimolazione con i vocalizzi o i versi, indurrebbe invece il soggetto a una condizione di immobilità. Gli si suscita in sostanza l'idea di trovarsi di fronte a un pericolo incombente. Il movimento ovviamente è in opposizione a questo tipo di condizione. Questo conflitto viene risolto dal cervello con una sorta di sincope vasovagale, cioè una specie di svenimento, che è lo sviluppo della caduta e dello stato di trance. In questo caso vedete il soggetto cadere dopo dei movimenti fatti davanti ai suoi occhi. La stessa cosa avviene in questo caso. Le mani vengono poste una davanti, una dietro, e il soggetto all'improvviso ha una caduta e entra in uno stato di alterazione della coscienza. Lo stesso avviene in questo caso, vedete la caduta è molto rapida e qui è questi suoni, un'induzione che guardando ho cosa succede, fatto nel mi corso di respira una nell'orecchio il trasmissione fondamento. delle Iene in cui la trance è stata Mi parli di provocata da pavimento. gesti, vocalizzi e la caduta è stata Punti da indotta base. battendo sul pavimento. Vedete che il soggetto barcolla, Ai miei scivola, cavalli cade crollano. e sviluppa la trance.